Dark Resurrection nasce dalla fantasia di un dentista appassionato di regia. O forse di un regista appassionato di odontoiatria. In ogni caso, con l'entusiasmo e l'aiuto di un gruppo di amici, questa persona ha dato vita a quella che è sicuramente la produzione indipendente italiana di maggior successo nella storia. Dark Resurrection nasce una mattina del 2004. Semplicemente mi svegliai con questa folle idea di fare un film di fantascienza. Alla sera stessa ne parlai con un mio caro amico Davide Bigazzi, esperto in 3D, il quale invece di mandarmi a quel paese mi disse: dai, facciamolo. Stavamo semplicemente giocando, infatti non avevamo nessun tipo di ambizione, non volevamo diventare registi e produttori veramente, stavamo creando qualcosa che piacesse prima di tutto a noi. Le vicende del primo fanfilm italiano di Star Wars si svolgono qualche secolo dopo quelle dei film di Lucas e narrano di come un maestro oscuro, Lord Sorran, e il suo apprendista siano alla ricerca di una straordinaria fonte di conoscenza e di potere, il Tempio di Eron. Il maestro Jedi Tsui Mar-Li e la sua apprendista Hope tentano di impedire che la visione della maestra Jedi Organa si compia e che Sorran riesca a rompere il sigillo del Tempio di Eren. Dopo 3 anni di duro lavoro e una gestazione veramente complicata, il 7 giugno del 2007 Dark Resurrection vide la luce, uscì in questa bellissima sala che è il Teatro Harrison di Sanremo. La cosa che accadde dopo è che i giornali ne parlarono moltissimo, fra l'altro bene, divenne un caso. Devo ammettere che una volta ultimato il volume 1, il desiderio di completare l'opera e di quindi fare il volume 0 e il volume 2 era molto scemata. Questo perché la quantità di lavoro, in particolare il lavoro post-produttivo, era immenso, una mole spaventosa per poche persone. Mi venne in soccorso Daniele Crociani, che mi promise di realizzare tutti gli effetti del volume 2. Purtroppo, sommerso da altri lavori, non riuscii a mantenere la promessa. Tuttavia Daniele e la sua ditta realizzarono 5 inquadrature davvero eccellenti e soprattutto, grazie al suo appoggio, mi tornò la voglia di ricominciare. La sceneggiatura del volume 2 è frutto ovviamente dell'idea portante che Angelo aveva delineato già fin dall'inizio. Nel volume 2 quaglia tutto. Quando abbiamo scritto la sceneggiatura volevamo girare ovviamente tutto insieme, però poi ci siamo accorti che la prima parte del volume 2 poteva essere quasi un capitolo a sé stante. Cronologicamente si svolge prima del volume 1 e quindi è interessante vedere come Lord Sorran è diventato quello che è diventato. Quindi poteva essere anche pubblicato a parte, anche per non deludere le aspettative, perché molti ci chiedono che ne è stato di Dark Resurrection, se si va avanti. Il primo passo fu quello di previsualizzare gli ambienti più complicati, in modo da poter girare sapendo che cosa circondava gli attori. Il volume 0 racconta la ricerca di una civiltà perduta, Eron, una sorta di Atlantide dello spazio, detentrice del segreto dell'immortalità. Una civiltà per la quale vita, tecnologia e magia erano riunite in una sola scienza. Da qui l'idea di ricreare una nave spaziale totalmente composta di materia organica, con la figura umana al centro di ogni elemento architettonico. La Resurrection è enorme, lunga più di 6 km, e la sua forma è frutto dei numerosi concept di Tommaso Ragnisco. Nell'autunno del 2008 iniziano le riprese del film. Per motivi di budget, tutto il film doveva essere girato in green screen. Molti degli elementi della troupe del volume 1 si ritrovano quindi pronti alla battaglia nel set virtuale della palestra CWK di Sanremo.
Insieme a loro, alcuni professionisti del cinema, che collaborano a titolo gratuito, come ad esempio Marcello Montarsi, direttore della fotografia, Ran Arthur Brown, coreografo dei combattimenti, Elena Cucci, attrice, ed i registi Fausto Brizzi e Marco Martani a cimentarsi con la recitazione. Ci stiamo impegnando tantissimo in questo secondo, perché nel primo i combattimenti non mi sono piaciuti molto, poi tra parentesi sono anche morto, la cosa non mi è un po' rimasta lì. Comunque nessuno uscirà vivo di qui. Abbiamo dovuto fare delle battaglie campali vere e proprie in alcuni periodi dell'anno che diventavano come delle manifestazioni. E quindi voleva dire notti insonni, concentrare in un mese o due un lavoro enorme. Noi facciamo una preproduzione piuttosto precisa, perché andando a girare senza grossi mezzi, coi tempi stretti, con gente che comunque deve spesso andare via perché o ha un lavoro oppure magari è un VIP che è venuto a darti la sua presenza su un set gratuitamente, dobbiamo essere veloci. Ecco, quando è tardi, quando si fa tardi, giro il cappello al contrario, quindi Angelo sa che è tardi. E il problema è che io spesso dopo 5 minuti già giro il cappello, perché qua partono dei voli pindarici sulle riprese, sulle inquadrature aggiuntive, allora mi prende, allora io qui aggiungerei, farei questa cosa, e già mi vede che soffro perché vedo la tabella delle cose da girare, la shooting list che se ne va a quel paese. Di solito quando comincia a far buio mi dice, no però ma ce la facciamo, perché togliamo questa, tanto questa l'abbiamo già raccontata così, quindi togliamo questa, mi fa qualche sconto, io ci casco e facciamo 14 ore di set regolari. Azione! Angelo Licata è un dentista regista, è uno che è partito a fare una cosa completamente diversa e guidato dalla passione e dall'emozione sta cercando, e ci riuscirà, di fare una cosa differente da quello per cui si era preparato nella vita. Sta realizzando i suoi sogni e quindi insegue la sua magia. Angelo è un condottiero che è riuscito a scegliere un gruppo di persone che hanno combattuto con lui e ha scelto quelle giuste. Quando eravamo ragazzini e c'era differenza minima di pochi anni, mi ricordo che lui mi aveva regalato un guanto di Freddy Krueger, che tra l'altro ho ancora, fatto benissimo in una maniera impressionante, e già lì si vedeva che in quel ragazzo lì c'era qualcosa che non andava. Conoscendolo meglio dal punto di vista proprio tecnico sul set, è decisamente molto esigente, infatti lui stesso l'ha detto prima, che io a volte lo dipingo un po' come una sorta, non tanto di diavolo, ma di persona che comunque cazzia per molto poco e ha delle pretese comunque da professionista. Ho detto silenzio! Stop! Da capo! Stiamo facendo qualcosa qua! Però al tempo stesso lo accetti, perché è il primo che ti dà l'anima, di conseguenza tu devi dare altrettanto, su questo non ci piove. Azione! Il cast di Dark Resurrection è da sempre un grande esempio di come la passione per Star Wars unisca dilettanti e professionisti, uomini e donne, grandi e piccini. In sostanza, come nel caso del volume 0, VIP, attori provenienti da casting, tecnici professionisti, volontari e un branco di amici e parenti. Il personaggio di Thor in realtà doveva essere Gianmarco Tognazzi, il quale non è potuto esserci per motivazioni lavorative, ed è diventato Mattia Stancanelli, belli capelli, insomma, questo capellone. Io ero così affezionato all'idea di un Thor pelato, perché sapete che Gianmarco è proprio... che ho insistito per un certo periodo per rapare a zero Mattia Stancanelli, il quale si è sempre rifiutato. Non capisco perché, secondo me gli gioverebbe anche. Ti taglieresti i capelli per uscire? Possibile. Diceva prima il regista che parlava di Thor, doveva essere calvo, invece lui apprezzava il Thor pettinato così. In realtà Thor doveva anche volare, però a lui piaceva il torpedone. Mattia ha fatto un provino
in cui abbiamo rovinato tantissime persone, è arrivato con un ragazzo con cui ha fatto una piccola scenetta, un piccolo combattimento, e a un certo punto si è buttato per terra accusando un colpo, dando una schienata sul cemento che ci ha lasciato tutti strabiliati. Abbiamo detto: questo lo fa con passione. Eppure vinco! Ha un bellissimo volto, urla con grande forza, un grande urlatore, motivo per cui è diventato il mio aiuto regia nella battaglia di Aeron. Uno! Due! Ho detto due! 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 Vai! Uno! Uno! Vai! Uno! Noi ne eravamo sprovvisti dell'aiuto regia che urla. Che però abbiamo capito, facendo esperienza nel cinema vero, che è una figura fondamentale. A urlare sul set ci si fa molto male. Infatti io oggi ho la voce e mi sto curando. È uno sporco lavoro. È uno sporco lavoro, però è anche molto divertente, soprattutto quando la gente ti vola sul set senza paura. Così. Di tutte le azioni stunt, di tutte le azioni pericolose, diciamo così, di tutte le azioni acrobatiche, dei salti e delle cadute. Sono Daniele Balconi, Iari Zuppi e Fabio Branca, e sono tre individui spettacolari. Avevamo la possibilità di utilizzare dei cavi per sospendere gli attori mentre facevano delle evoluzioni magnifiche. Però abbiamo deciso di non farlo e di utilizzare una personaggio che ormai è leggendario, che si chiama The Green Man, il quale a peso alzava gli attori per simulare la diminuzione di gravità. Buttalo! Trans without fear! Seconda! Piano, 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 piano! Questo l'abbiamo scelto apposta, di proposito, perché ci fosse un po' più di verismo nel movimento del corpo. Forse le persone più sofisticate possono criticare che si poteva volare di più e fare cose. Abbiamo voluto rimanere anche un po' con i piedi per terra. Cerchio 2, Chuck 7. Mi dicono che mi si squadra il baffo. Noi non abbiamo protezioni per terra, lui cade sul marmo. Sì, questo pavimento che puoi far questo vedere. Pavimento che puoi far vedere, lui cade qui. Gli piace farsi male perché è giovane. La creatura più terrificante dell'antica tecnologia di Aeron è sicuramente il biodroide. Tommaso Ragnisco ha progettato un ibrido tra un Borg, un Jedi e un Alien, passando dalla progettazione su carta fino alla realizzazione di una tuta in lattice che è stata indossata con coraggio a turno da tanti valorosi volontari, con risultati più o meno buoni. I biodroidi si nutrono prevalentemente di plum cake, ne vanno veramente ghiotti. Sono plum cake Aeron, okay. Biologici. Ne riescono a mangiare 200 o 300 pacchi al giorno. Uno solo, vado io. Cioè, muoio perché un momento di protagonismo, penso. Azione. Di riuscire a far bella figura. E Angelo alla fine mi ha detto: guarda che con Stancarelli, cioè, ce la devi avere un pochino su, perché lui è quello che è un po' ruffiano, così, no? Alla fine li odiavo tutti, cioè la Cucci volevo prendere la botte, oh. E Stancarelli volevo strappare i capelli con le mani, tanto che quando sono andato verso l'alieno facevo finta fosse Stancarelli.
Poi alla fine niente, ho avuto questo momento di defiance, sono partito, probabilmente mi sono inciampato perché cioè, prendo proprio una facciata contro l'alieno e muoio così. Non so neanche se ha tirato fuori la spada, forse mi sono inciampato e sono morto così. Però hanno deciso di farmi secco così, forse perché parlo troppo. Sbarazzarti di quel rottame. Pensa agli affari tuoi. Elena Cucci è una ragazza che conosco da molti anni, ho scritto il personaggio di Nila su di lei e mi piaceva dare questa grande forza ad un viso così angelico e vedere una ragazza così bella che muore credo che aumenti il pathos in maniera enorme, quindi mi sembrava la scelta più adeguata. Saltiamo e torniamo indietro. Non ce la faccio. Sì che ce la fai, al mio tre. Non ce la faccio. È una delle sponsorizzatrici del nostro film. Si è fatta un sacco di viaggi da Roma per venire a fare questo ruolo, a cui tiene tantissimo. Che ha seguito alla lettera tutte le istruzioni che le sono state impartite e i risultati poi si vedono nel film. Elena, ad esempio, non aveva mai preso una spada in mano. Eppure quando la maneggia sembra che sia un'arma che ha sempre usato. C'è una scena che ricordo in cui doveva entrare in scena, uccidere quattro piedroidi finti, cioè che non esistevano, e poi girarsi. Lei fa questa scena con una velocità incredibile, sentiamo proprio la spada fare rumore, cioè fendere l'aria, sentiamo poi si gira verso la telecamera con la faccia dolcissima e ci dice: so che cazzo fare. Continua. Andavano benissimo, continua. Thor, sei prima. Azione. Venite, venite, azione, azione. Ehi, ciao. Prima. Seconda. Vai. Ah no, troppo, andiamo a niente. Vai. Corsa di Thor, due terza. Due quarta. Azione. Ci sono io davanti di quella tua. Cazzo, questa è buona, mi sa. Qui il problema non è trovare la plancia, è capire che è una plancia. Figura di usarne i comandi. Fausto Brizzi è il maestro Zistor, un Jedi fichissimo che fa delle cose incredibili. Fausto, diciamo, è stato quasi forzato a venire. All'inizio mi diceva: no, cosa vengo a fare? Angelo Licata, inquadra Angelo Licata, è completamente pazzo. Ci ha detto che siamo nella pancia di una balena, formata da materia organica, anche un po' insomma, fastidiosa, una specie di interno di un alien. In realtà siamo in una palestra di Sanremo. Questo è quello vero, è meglio qui. Completamente pazzo, non fidatevi di lui. Poi devo dire che una volta arrivato sul set, prese la cosa così seriamente che io vedevo gli stuntman estremamente preoccupati. Si allontanavano da lui durante i combattimenti perché lui ci dava secco, picchiava sul serio, tanto che alcuni di loro mi vennero a dire: puoi dirgli di fare un po' più piano perché abbiamo paura. Fausto era così impegnato in quello che faceva che a un certo punto doveva picchiare con la faccia per terra quando era morto. Allora lui si mise sulle ginocchia e su un cuscinetto sottilissimo si lasciò cadere a pesce con la faccia rivolta da un lato, sbattendo rovinosamente al suolo. Al che ebbimo un'inquadratura meravigliosa in cui proprio boom, la sua faccia arrivava d'impatto. E lui, una volta capito che l'inquadratura era finita, disse: sapete, denti, mi sono fatto malissimo. Senza però aprire gli occhi e fra le labbra, che magari serviva un'inquadratura più lunga. Via! Saranno 1800 mar. Uno di questi punti potrebbe essere la plancia. Perfetto. Abbordiamo una zona a metà strada e ci dividiamo. Poi il bello è che l'ultima puntata, Zistor, all'ultima puntata io mi giro e faccio: Zistor, scusa, ma c'è la barba, ma cos'è tu? No, perché il bello è che con queste cose uno non vede che c***o stai parlando. Ranur, sei tu che guidi? Chi è la patente? Sì, Zistor, sono io. Zistor, ma sei un uomo, io pensavo fossi una donna. È per quello che mi facevi delle avance. Esatto. Va bene. E quando Angelo mi ha detto che il costo vivo del film erano stati circa 7.000 euro, insomma, che aveva sborsato lui, gli ho detto che gliel'avrei dato io se mi avesse chiamato prima, semplicemente per fare una battaglia con le spade laser.
Dopo l'uscita del volume 1, erano tante le persone che volevano contribuire alla realizzazione del capitolo successivo. Fu allora che, in attesa del bonifico di Fausto Brizzi, Angelo Licata ed Angelo Giampietro ebbero un'idea che è diventata caso di studio nei corsi di marketing del cinema. Angelo viene da me dopo aver letto The Dark Resurrection su un giornale e mi dice: che bello il vostro progetto, che bello, cosa possiamo fare? Io gli dico: guarda, non voglio guadagnarci un euro da questo progetto, per me è un gioco e voglio che diventi più bello. Per farlo mi servono dei soldi. Purtroppo, quanto hai? E lui mi dice: ma io poco. Allora gli dico: guarda, ho un'idea, il sito è visitatissimo, chiediamo a tutto il mondo di aiutarci, gli diamo il nome, cioè queste persone ci danno un euro, finiscono nei titoli di coda come produttori associati. In totale questi produttori associati hanno raggiunto le 400 unità circa. Stanno arrivando a una cifra complessiva abbastanza elevata. Quasi 25-30 mila euro. Sono donazioni, cioè persone che non hanno niente a che fare con noi, che non ci conoscono, che tirano fuori il portafoglio dall'altro lato del mondo e ci mandano dei soldi. È una cosa incredibile. Io credo anche che ci abbiano allungato di molto i titoli di coda. Chi è questo fantomatico Lord Sorran? All'apparenza grande maestro oscuro dell'ordine, in realtà è un uomo buono dallo sguardo glaciale, che suscita tenerezza e timore, anche quando ti offre un pezzo di formaggio. Il viaggio di Sorran è il tema centrale di tutta la saga. C'è un incenso, vedi? Senti un po', no. Angelo, c'è un incenso qua, fatelo spegnere. Lord Sorran è Giuseppe Licata, ovvero mio padre. Che dire, io sono il primo a stupirmi di quanto sia diventato bravo e di quanto buchi lo schermo ancora di più che nel volume 1. Nel volume 1 aveva più o meno la stessa espressione, cioè quella incazzata, cosa molto facile da ottenere perché io la facevo realmente incazzare. Tre figli di sta testa, dai! Buttala via! Forza! E poi lo riprendevo, quindi era facile. Invece questa volta ha dovuto interpretare il dolore, la compassione, il senso di colpa, il dramma, la sofferenza. No! Continua! No! E un po' mi arrabbio perché dico, cavoli, avesse fatto recitazione da giovane, dizione, sarebbe stato probabilmente un grande attore. Invece adesso lo fa solo perché mi vuole bene. Io sono la voce di Sorran e quindi non vorrei distrarvi con la mia faccia e mentre dovreste essere concentrati sulla faccia di Sorran. Questo Sorran è una persona autoritaria, ma più che autoritaria, autorevole. La vostra inettitudine è inaccettabile, generale. Non potevo prevederlo. Che ha intorno a sé dei discepoli ed è comunque una persona di riferimento per tutti quanti all'interno sì, del film. Stiamo entrando. Che cos'è che porta una persona a scegliere il lato oscuro? Che cosa può sconvolgere così tanto un animo per turbarlo al fine di scegliere il male? La risposta è Fabrizio Fenner. Fabrizio Fenner, cioè Nevar. Nevar. Il mio nome è Nevar, sole secondo guardiano di Inferno. Già, tu dici già. Fabrizio Fenner, cioè un nome così, il cattivo di Highlander, è uguale. Sua prima esperienza cinematografica, non l'ultima perché una faccia così deve lavorare nel cinema, è grandissimo amico, fa paura ma è una bravissima persona ed è una cosa piuttosto buffa. Azione! Giù il braccio, giù il braccio! Camagnegi! Chi hai? Nevar è un guardiano di Eron, un antichissimo guardiano di Eron. Uno, fra l'altro, convinto che quello che stanno facendo è assolutamente giusto. Quindi anche un po' invasato mentalmente. Ci si arriva un individuo con la faccia scolpita nella pietra. Lui era la persona più adatta per fare questo ruolo. Per me gli eroniani dovevano parlare eroniano. Allora dico a Fabrizio,
per Avatar, per tantissimi altri film, hanno fatto un vero e proprio studio del linguaggio. Perché non che noi non lo facciamo? Ci inventiamo un ironiano credibile che poi diventa proprio la lingua del film. L'ironiano prende, pensate, questa è una notizia in esclusiva, prende lo spunto dal alcune radici norvegesi con delle desinenze giapponesi. Quando abbiamo fatto tutto questo bellissimo studio sulle frasi, abbiamo sviluppato una grammatica ironiana che esiste realmente, ne abbiamo parlato con Angelo che ha detto fa schifo, cambiamo. Grazie soprattutto ai contributi dei produttori associati, fu possibile realizzare l'ultima scena di Dark Resurrection volume 0. Era il settembre del 2010. La battaglia di Hera. Che dire della battaglia di Hera? La battaglia di Hera è la cosa più incredibile che abbiamo fatto nel volume 0. Abbiamo potuto investirci un po' di più, in quanto erano arrivate parecchie donazioni dai fan, e questo ci ha permesso di realizzare una scena quasi comparabile a una di quelle del Signore degli Anelli. Una domanda, avete firmato tutti la liberatoria? Devo dire che gran merito va ai guerrieri d'Aikas. Coraggiose comparse che si sono costruite quel costume costosissimo e difficilissimo da realizzare, che sono arrivate da tutta Italia per poi sbatacchiarsi per terra ruzzolando. Che male! Bartoni! Au! Au! Azione! Siamo in riserva, ma era molto buona, bravi, bravi, bravi. Bravo Antonio. Vota Antonio, vota Antonio. I morti non ridano, per favore. Vota Antonio, vota Antonio, vota Antonio. Nina Sennicar, come siamo riusciti ad avere Nina? Io il mio agente e anche il suo agente, quindi ebbi il numero da Leonardo, la chiamai e lei mi disse: ma sono una guerriera? Sì, sei una guerriera. E combatto con la spada, sono fica e vinco. Assolutamente sì, vengo a farlo. Quindi ce l'abbiamo e l'abbiamo avuta con questo grande entusiasmo. Proviamo i fondi a girare tutto il volume 2! È riuscita a trovare qualche risorsa sua interiore e ha tirato fuori una guerriera. Ha dato un sacco di mazzate, qualcuno l'ha preso anche, devo dire, sfondando qualche maschera di Daikas. Secondo colpo! Sul set di
maschi contro femmine per la legge di Fausto Brizzi, in cui mi occupavo della supervisione degli effetti visivi, e a un certo punto vedo una bellissima ragazza che si chiama Virginia De Agostini che entra e si mette a guardare la scena. Io mi avvicino così per fare conversazione. A un certo punto entra Daniel nell'inquadratura e mi dice: ciao, io sono Daniel McVicar. Hi, I am Daniel McVicar, the husband. Che non era ancora il marito, ma mentì per farmi pesare il fatto che stavo tacchinando la sua fidanzata in maniera un po' eccessiva, circa 40 minuti. Dopo un'ora Daniel McVicar tornò sul set dicendo: dov'è Angelo Licata? E io dice: porca, è andata malissimo stavolta. E invece, per mia fortuna, disse: tu sei Angelo Licata? Io: sì, sono io. Dark Resurrection! Io ho visto Dark Resurrection a Los Angeles, fighissimo, noi lavorare insieme! E così è nata questa amicizia con Daniel, e quindi abbiamo Daniel McVicar in Dark Resurrection volume 0. Grande Daniel! Buona! E cut! Okay. Bravo! L'ha ammazzato finalmente! The Jedi needs to rest, the Force is in your dreams. È veramente un lavoro di passione qui. Paradossalmente, la battaglia di Aaron fu anche la prima scena ad essere completata in post-produzione, perché l'unica girata in esterni e senza fondali virtuali. Ma anche perché... beh, era la più figa, no? Purtroppo, con 35 minuti di film da post-produrre, la disperazione inizia a dipingersi sul volto del regista. Ma proprio quando tutto sembrava perduto... Per fortuna ho incontrato un ragazzo che si chiama Mirko Paolini, che è stato un aiuto eccezionale. Io e lui abbiamo fatto l'80% della post-produzione del film. Il nostro Sora conosce perfettamente la cultura fuori. Azione! Noi abbiamo fatto il grosso, ma c'è una persona che, oltre a recitare in modo fantastico e assomigliare al Kurgan, cioè il cattivo di Highlander, si è smazzato anche in un anno e mezzo, lavoro quotidiano, tutto il rotoscoping del film. Ci sono praticamente 40.000 ritocchi a mano, frame by frame, per questi 36 minuti di film. Io sono molto legato alla musica dei film, sono un divoratore di colonne sonore. Ho avuto la fortuna, 4 anni fa, di ricevere un'email da un genio che si chiama Bruno Di Giorgi, un compositore che allora era alle prime armi e adesso credo che abbia toccato delle vette assolutamente uniche. Durante la lavorazione Angelo mi aggiorna costantemente inviandomi le scene man mano che sono completate. Io le guardo e mi lascio emozionare dalle immagini. Probabilmente ho sempre avuto il bisogno di comunicare le emozioni e credo di riuscire a farlo meglio con la musica piuttosto che con le parole. Io credo che sia merito suo e di quello che ha fatto con la sua meravigliosa musica se Dark Resurrection emoziona così tanto in alcuni punti. Sono onorata di far parte della spedizione. Avessi sprecato la vita per un'ossessione. Troverò la strada per Aaron. Maestro, tu potevi fermarli. Quattro anni di lavoro, tante notti insonni, centinaia di persone. E la lavorazione di Dark Resurrection volume 0 era finalmente terminata. Un progetto folle, nato da un gruppo di amici che volevano solo giocare a fare i Jedi e che oggi è, nonostante tutto, un gruppo di amici solo un po' più grande, che giocano a fare i Jedi.
Al Teatro Ariston di Sanremo, come nel 2007, una grande, fantastica avventura è giunta al termine. Ed un'altra, si spera, inizierà. Ci rimane solo una domanda. Chi glielo dice all'Licata che dobbiamo girare il 2? Che dobbiamo girare il 2? Dobbiamo girare il 2? Che dobbiamo girare il 2? Che dobbiamo girare il 2? Citazione Sorran, uno prima. Che facciamo? No. Che cazzo è? Perché lui non è così cattivo come sono. Peggio. Peggio. Ma così, scusi lei. Scusi, che sta facendo lei? Sto coprendo tutte le imperfezioni del green screen, il chroma key. Ma lei non doveva fare il maestro Jedi? Dopo, questo nel tempo libero. È l'hobby. Una sera sono finito nella pizzeria sbagliata al momento sbagliato. Mi ha detto: tu potresti fare una parte in un film. Credevo mi prendesse in giro. Ho sperato fino all'ultimo in un film porno, poi invece era un film di fantascienza e ho accettato. Ho accettato prima che mi dicesse del film di fantascienza, ero convinto fosse un porno. Sono stato scartato dai provini di Dark Resurrection e sono venuto qui lo stesso per fare outing e denunciare violenza domestica perpetrata ai danni di povere comparse. E mentre ero per terra ci sono stati episodi di bullismo da parte del regista che mi diceva: ti fa male qui dove? Spingeva con il tacco della scarpa. Con il tacco della scarpa. Certo. Sono stato lasciato per terra un'ora e 25 minuti prima che qualcuno arrivasse. E il fotografo, questa è stata l'unica persona che mi ha rivolto una parola in tutto il set. Scusate. Non te lo faccio fare il film, devi smetterla. Ah, come ricordo i giorni della battaglia di Eron. No, devo andare in scena? No, ti ho chiamato così. Sì che devi andare in scena, vedi. Veloce! Stavo spiegando perché devono morire questi giovani ragazzi. Abbiamo fatto uno scherzo un pochettino cattivo, diciamo. A chi? A Fabrizio Fenner. Beh, certo. Lui ha avuto il copione il giorno prima in Neroniano, quindi è arrivato abbastanza impreparato. Quindi il giorno prima abbiamo detto a tutti quanti: ragazzi, quando arriva, appena sbaglia la pronuncia di qualcosa, tutti seccati, no? Vanno qua a lavorare. Allora vedi lui che si... Ma mi state prendendo per il culo? Sì, in effetti sì. E lui credeva che fosse finito lì lo scherzo, no, invece no. E lo scopre adesso? Lo scoprirà adesso in sala e ci odierà, sì, per questo probabilmente ci viene a menare. Esatto. Lui ha fatto un primo doppiaggio stupendo, meraviglioso. Perfetto. Perfetto. Abbiamo continuato a dire che non andava bene. E lui continuava a mandarci frasi doppiate da solo e rimandarci. Cioè, manca la grinta, l'enfasi. Poi c'è questo modo in cui proprio parli come se fosse italiano. Non è italiano, dagli un po' di inflessione strana. Nel frattempo, che lui bastardi. Ha vomitato frasi su frasi. Grande Fenner. Ciao, Fabrizio. Grande. Tone di assù, L'abbiamo trovata. Sei sempre il solito l'ombico giusto. Vabbè, passo dopo. Seguite Sorran e non ve ne pentirete. Capitano Moto sono. Capitano Moto, non parlo. Io l'ho detto, non prendere l'astronave. Lui l'ha voluta prendere l'astronave, ho detto metti la benzina, non ce l'ha voluta mettere. Tu puoi stare sulla galassia senza benzina. No, esplora. Dietro. Ma già non fa niente da qua. È mio. Allora, bel colpo Elena, bellissima, buona, ok ragazzi, ecco già finito il film.